CIV 2017, Aderice Scola trionfa ed è campione. Titoli anche per Magliona, Peruggini e Sbrollini. Dopo anni di dominio Fagioli, il motorismo italiano ha avuto la possibilità di celebrare il primo trionfo iridato di Domenico Scola nel campionato italiano velocità montagna. Aderice, nella 59esima edizione dell'omonima cronoscalata, il calabrese, figlio e nipote d'arte, ha dato il meglio di sé ed ha trionfato in entrambe le manches di gara, conquistando così anche il titolo italiano. Il driver della Ionia Corse, a bordo della sua Osella PA30, ha coperto gli oltre 5 km di salita in 547.346 e ha staccato di 684 il catanese Domenico Cubeda. Alle spalle dei primi due, ha chiuso un solido Omar Magliona, che con il terzo posto di Aderice ha portato a casa il titolo di campione italiano di GR.E2SC. Per il sassarese, che è al 7 grado titolo italiano meno il tempo di 556.208 non è servito a chiudere davanti a Cubeda, ma è bastato per salire sul podio e trionfare nel suo gruppo. Ai piedi del podio ha chiuso Francesco Conticelli, a 16 da Scola e 2 grado nel gruppo E2SC, proprio alle spalle di Magliona e davanti a Luca Caruso, 5 grado assoluto e 3 grado di gruppo E2SC. Il 6 grado tempo lo ha fatto registrare Ivan Pezzolla, che ha chiuso a 26 dal primo posto, seguito da Luca Ligato, 7 grado assoluto e 1 grado nel GR.CN. Il suo duello con il potentino Achille Lombardi ha tenuto tutti con il fiato sospeso, ma alla fine il pilota calabrese è riuscito a trionfare e si è riportato in testa alla classifica di gruppo, quando mancano due prove alla fine del campionato. Proprio Lombardi ha chiuso all'8 grado posto, davanti a Tommaso Carbone e a Dino Blunda, 10 grado assoluto e 3 grado nel GR.E2SS, lo stesso di Scola e Cubeda. 11 grado tempo per Salvatore Micciche, 3 grado nel GR.CN alle spalle di Ligato e Lombardi, che ha preceduto il neocampione italiano Lucio Peruggini, che in Sicilia ha raggiunto il secondo titolo italiano tra le GT, dopo quello dello scorso anno. 12 grado tempo per Manuel Dondi, che, dopo una stagione dominata, ha allungato ulteriormente le mani sul titolo ed ora gli mancano solo 10 punti. Aderice è giornata di festa anche per Marco Sbrollini, che, con la sua Lancia Delta, ha completato i 5 metri della salita sicula in 650.624, 18 grado tempo, che gli ha permesso di trionfare nel GR.E1 Italia, dove è riuscito anche a conquistare il titolo di campione italiano di gruppo. Alle spalle di Sbrollini, nel gruppo E1 Italia, hanno preso posto sul podio Antonio Cardone e Giuseppe Aragona, che ha dato filo da torcere ai rivali di gruppo e nella classe 1600 si avvia verso il titolo. Il gruppo ha visto la vittoria di Salvatore D'Amico che ha allungato le mani sul titolo ed ha preceduto Angelo Guzzetta e Bartolomeo Mistretta. Nel gruppo Prode.Evo Antonio Lonigro ha portato a casa il successo, davanti a Massimo Savona ed Enrico Valenti, staccati di 18 e 37 dal vincitore del gruppo. Antonino Migliuolo ha fatto il vuoto tra le GR.N, con la Mitsubishi Lancer, ed ha allungato ulteriormente in ottica a titolo. Alle sue spalle ha chiuso Mauro Cacioppo. Mentre per il terzo gradino del podio il duello tra Rocco Enrichetti e Vincenzo Ottaviani ha appassionato il caloroso pubblico siciliano. Alla fine, il podio è andato ad Ottaviani, che ha sfruttato il ritiro del rivale.
nel gruppo riservato alle prode. Serie. Il trionfo è stato di Massimiliano Di Pietro, abile a staccare la concorrenza, con Francesco Narciso 2 grado e Agnello Cammardella 3 grado, a 38 e 57 secondi dal miglior tempo. Francesco Savoia ha trionfato nel gruppo RS Plus ed è il nuovo campione italiano di categoria. Sulla salita trapanese, però, si è messa in mostra Rachele Somaschini, seconda al traguardo e neocampionessa nel campionato dame. La Somaschini, che ha brillato tra i tornanti di Erice, ha beffato i pugliesi Vito Tagliente e Andrea Palazzo, che hanno chiuso al 3 grado e 4 grado posto. Tra le Racing Start, Antonio Scappa ha respinto alla grande gli attacchi di Giacomo Liuzzi e con la vittoria della gara Sicula, si è riportato in testa alla classifica di gruppo RS. Il podio di categoria è stato completato da un brillante Angelo Loponte, su Honda Civic. Sorpresa, infine, tra le bicilindriche, dove Antonio Cardillo ha messo in riga Daniele Portale, 2 grado è il leader Angelo Mercuri, 3 grado a causa di alcune noie tecniche. Con il successo di Domenico Scola si è interrotto il dominio di Simone Fagioli, campione europeo per l'11ª volta in carriera. Per il calabrese, invece, si è trattato del primo successo italiano, dopo tanti anni di apprendistato. Continua così la dinastia Scola nelle gare in salita, con il giovane Domenico che ha finalmente dato un degno erede. Magliona, tra le E2 SS, ha portato a casa il 7° titolo italiano, primo di gruppo dopo i 6 tra le CN. Proprio tra le CN prosegue il duello tra Lombardi e Ligato, che dopo qualche out di troppo, ha recuperato la leadership e si giocherà tutto nelle prossime gare. Lucio Peruggini e Marco Sbrollini hanno trionfato nei rispettivi gruppi, mentre AB, dominatore tra le Silotte, mancano soltanto 10 punti ed il bolognese dovrà soltanto tenere alta la concentrazione. Una menzione va, infine, a Rachele Somaschini, campionessa italiana nella Coppa Dame, che ha portato avanti la sua lotta e non ha sfigurato affatto contro i più agguerriti colleghi. Infine, da segnalare il ritorno di Antonino La Vecchia nelle competizioni in salita. Il campione lucano è tornato a regalare spettacolo, con un'esibizione a bordo di un Alfa Romeo SZ, usata per far da apripista.